Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Feryl, o se preferite Meloki, e proseguiamo esattamente dove ci eravamo lasciati nelle nostre magiche avventure nel mondo di Narnia, in compagnia di Kratos e suo figlio Atreus. Abbiamo sconfitto il troll, e qui sto facendo un breve giretto per assicurarmi non ci siano troppe. Atreus già ci odia, non è passata neanche mezz'ora di gioco fondamentalmente, e già ci siamo fatti odiare dal nostro figlio. Però no, cavolate a parte, vi consiglio di guardare il primo gameplay, visto che cercherò di ripetermi il meno possibile, è una serie, quindi vorrei tenerla più fluida possibile. Dal prossimo video in poi penso che comincerò a tagliare, comunque cercherò di rendere appunto il gameplay più scorrevole. Inizialmente il gioco ha tantissimi filmati, quindi non voglio tagliare e voglio mostrarvi tutto proprio esattamente come lo si vive, anche per dare una impressione di come può essere il gioco. Qui, come potete aver notato, dalla delicatezza di Kratos abbiamo sbloccato la possibilità di stordire i nemici. Quindi, magari, o tramite le frecce di nostro figlio, o con i sani pugni mani nude, è possibile stordire i nemici per fare delle prese, che possono ucciderli o far loro molto molto male. E questo permette di fare delle combo tra lascia Leviatano, le mani nude, magari alcuni nemici conviene stordirli piuttosto che affrontarli con violenza, per esempio. Qui troviamo una delle porte che si sbloccheranno soltanto nelle fasi finali di gioco, una porta segreta. Queste porte non si aprono, eh? No. Zitto. Zitto. Eh sì. Sì, Kratos adesso è nella fase zitto, ci sarà per un po' di tempo, dirà solo di stare zitto, Sofio, poi passerà, non vi preoccupate, ci saranno delle conversazioni tra i due, per ora è arrabbiato. È abbastanza risentito, penso sia anche il fatto che vede tanto di sé nel figlio e questa cosa gli fa paura, è una cosa classica dei genitori comunque. Non tutti i nemici ovviamente possono essere ghiacciati, come avevo fatto vedere nell'episodio precedente. Vi ricordo, questa non è una blind run, io conosco già il gioco, però è la prima volta che lo gioco con i comandi classici. La prima volta l'ho giocato con i comandi nuovi, per così dire, quindi sono un po' impedita per certe cose. Poi io ho la tendenza a impapocchiarmi con i comandi e non è un gioco dei comandi semplici. Assolutamente, specialmente quando si sbloccano altre armi. Spoiler, ci sono altre armi. Non tante, ma c'è qualche arma molto molto bella da usare. Però lì non è più una questione di scegli quale usare. La cosa bella rispetto ai primi God of War è proprio che sono armi utili, cioè le si usa, le si deve usare per forza. Quindi non ci saranno 12 miliardi di tipi di armi diverse, ma andranno utilizzate tutte. E qui ho un nemico. E quello cos'è? Un estraneo di Game of Thrones. Alcuni nemici non subiscono danni dal Leviatano e vale anche per altre armi ovviamente, alcuni nemici sono immuni a determinati tipi di armi e quindi bisogna essere in grado di cambiarle con una certa rapidità. Aia, aia, quella l'ho sentita. Io te l'avevo detto che era diverso. E io... Ecco. Sì, è diverso, infatti appunto non subisce danni dal Leviatano. Che cos'è? Pensavo fosse un predone, ma era una voce così, aveva una voce strana, neanche mio padre sa cosa sia. Tra l'altro qui notare appunto che il troll ha un bel nome, un cognome, era proprio un personaggio, appunto, non è un nemico qualunque. Ma quasi tutti i troll hanno un nome, un cognome. Quindi sta succedendo qualcosa di strano, perché ci sono queste entità che non si erano mai viste. Atreus, io qui, vabbè, scusate, ma appunto mi impapocchio tantissimo con i comandi. Ok, siamo tornati, se notate, a casa. Quei strani rovi. Brandi fuoco ha bruciato il giardino di mamma. Da quando i droger si avvicinano a casa? E cos'era quella cosa di ghiaccio? Non lo so. Non lo so, ti sono tutto. Sì, siamo quasi a casa, esatto. No, comunque, appunto, sta succedendo qualcosa, anche Atreus se n'è accorto. C'è qualcosa che non va. Qualcosa si sta muovendo, vabbè, ovviamente è l'inizio del gioco, quindi è quando il meccanismo inizia a muoversi, le ruote del destino, no? Qui abbiamo trovato un altro dei giocattoli collezionabili, ne avevamo trovati due nella prima parte del gameplay. Qui faccio un giretto per assicurarmi che non sia apparso qualche collezionabile da raccogliere, cosette così.
anche perché appunto il mio senso dell'orientamento è leggenda. Quindi qui vi lascio i tempi morti, poi appunto nei prossimi episodi quando mi perderò tragicamente vi prometto che taglierò tutto, però abbiate la pazienza per questa volta, anche proprio mi risparmiate del tempo, vi potrò pubblicare più rapidamente questi primi episodi, dopodiché cercherò di essere più presente a me stessa, anche perché ammetto di aver registrato mentre avevo la febbre. Quindi sì, sto adducendo un sacco di scuse al fatto che è gioco di merda, però cercate di capirmi. Non mi ero accorta che la casa fosse lì. Ebbene sì, non me ne ero accorta. Ma facciamo finta di niente. Ok, facciamo finta che io non ho fatto questo giro inutile. Entra, ragazzo. E ok. Manca solo che lo chiami ragazza. Veramente, poverino, dai. Ha perso un po' il controllo col troll. Penso che qualunque essere umano si sarebbe un attimo impanicato. Qui sta raccogliendo le ceneri della compagna. Kratos con la cenere ha un rapporto tutto particolare. Non faccio spoiler, però insomma, no, non è di questo colore perché non prende il sole, ecco. Le espressioni sono fantastiche. Tra l'altro, notare sempre come lui, esattamente come all'inizio del gioco, si lascia un po' andare con le espressioni quando sa di non essere visto. Ovviamente noi spettatori lo vediamo, però è solo comunque. Atreus non è per niente contento. Ovviamente è deluso perché in corso sente, appunto, dice non è giusto perché. Lui ha superato comunque la prova, lui doveva cacciare il servo e l'ha cacciato, poi non sa un bel niente. Perché Kratos non è mai stato in casa con loro, quindi è quasi uno sconosciuto per lui. Cioè, pensate comunque un ragazzino che ha un padre, vorrebbe non deluderlo, avere un Hai perso rapporto il con lui. controllo. Quel coso voleva ucciderci. Anche tu ti arrabbi quando combatti. È altro che. Può essere un'arma se la sai controllare e usare, Neanche ma questo è tu non ci vero. riesci. Quando È per. da tanto che non sto male. Sto meglio ora. Va bene. Sono così veri, mannaggia. Forza allora. Devo colpirti? Voglio che ci provi. Vai! Che fai? Riprovaci. Perché fai così? Sei lento, di nuovo. Smettila! Fiacco, ancora. Ancora. Smettila! Ancora. Ecco. La tua rabbia La tua rischia di rabbia. acciacarti. Il nostro cammino è difficile. E tu, Le Atreus, sei facce. tutt'altro che pronto. Kratos l'hai ripetuto 100.000 volte. Cosa? Zitto. E se vi dicessi che questi suoni, una volta che è finito il gioco, capisci perfettamente cosa sono, mannaggia loro. Ecco, Vieni fuori! i vicini di casa che rompono le Tutti scatole, devi entrare qui litigavano. dentro! Io so chi Fate sei! Chi c'è silenzio. là fuori? Tu lo conosci? Ma soprattutto io so che cosa sei! Presto, vai lì sotto, ora. Mi avevi proibito di andarci. Ma chi è? Non lo so. E di cosa parla? Non lo so. No, Kratos, lo sai. O meglio, non lo sai, ma credi di saperlo. Dimmi solo quello che voglio sapere. Evitiamo spargimenti di sangue. Quindi, buongiornissimo. Ti credevo più alto. Ma è proprio te che cercavo. Sei lontano da casa o sbaglio? Che cosa vuoi? Oh, tu la sai già la risposta. Tra l'altro, Strano. rigiocandolo, vi assicuro che Non so se questo lo dialogo, sapevi. che viene intuito da chi ha giocato i primi God of War, si Ma legge in devi una chiave andarci. completamente diversa se si è finito il gioco. Vabbè. E io che credevo.
Che la vostra specie fosse più illuminata. Che voi foste migliori di noi, più intelligenti. Invece tu ti nascondi qui, nella foresta, come un gran codardo. Non ti conviene combattere. Oh. Non vedo l'ora di farlo. Aia. Kratos che si trattiene, attenzione signori. Fuori dalla mia casa. Quanto si sta trattenendo? Dovrai ammazzarmi se vuoi che sparisca. E qui tu dici, vabbè, questo è un pazzo. No, non hai idea di chi sta affrontando. Te l'avevo detto. Non importa. Non importa, come non importa. È un po' sbarellato, eh. Ha i suoi validissimi motivi per esserlo, eh. E che succede? Colpone di scena. Non vi sto a dire le urla la prima volta che ho giocato il gioco. Questa cosa è di un'ignoranza e di una figaggine. È di un figo questa cosa. Che delusione incredibile. Fatti sotto. L'ho sconosciuto, eh sì. Buongiorno comunque. Inutile. Ci provoca, come vedete è proprio molto passivo. Soprattutto nella prima fase dello scontro è molto molto passivo. Vuole proprio farsi colpire. E ha senso, tutto. Ai, salve. Di a noi. Non è un essere umano, come è possibile intuire già dalle sue capacità, no? Dal fatto che sia ancora in piedi nonostante Kratos lo stia prendendo a cazzotti. Al di là del fatto che abbia una velocità sovrumana e una forza sovrumana. Queste sono delle animazioni proprio che si possono fare durante lo scontro. Cioè se si para al momento giusto e si riattacca al momento giusto, anche se non si è sbloccato il parry, è possibile fare questo contrattacco, che è unico per il boss. Vabbè, ho sbloccato una prova, cioè fare il parry al momento giusto, vabbè, non importa. Sono delle piccole sfide che se superate durante il gioco danno dei premi, nello specifico esperienza. Alberi che crollano, che volete che sia. Mannaggia, signor sconosciuto, lei è proprio un pessimo vicino di casa. Se lo faccio... rocce che si spaccano, sta prendendo colpi d'ascia. Aia. Tutto, ripeto, è tutto così ignorante e così figo. Sì, ma tu non l'hai ancora chiesto. Cioè, non ha ancora fatto una domanda. Questa cosa è bellissima. Ah, un po' di God of War, vi mancava. Un po' di sangue. Un punto debole, eh? Chiaramente si riferisce ai letti. Sono i classici litigi fra vicini. È sempre a litigare, fare casino, dopo ora di cena, la gente deve dormire, voglio riposare. Sempre a portarti le amanti, fare bordello. Non dovevi venire a Midgard. Adesso sappiamo dove siamo, perché non si era... non si sapeva. Però... lui è guarito, vi faccio notare. Che poi sembra un piccoletto, ma in realtà non è piccolo. È caso essere grosso comunque. Lui come stazza è normale. Notare la rabbia che sale, eh? Furia di Sparta. Ai ai ai. Kratos si è arrabbiato, però lui, a differenza di Atreus, la rabbia la sa controllare e la sa usare come arma, appunto. Mentre Atreus evidentemente no, e quindi si fa solo del male. Continua a parlare, ma che volete che sia? Vabbè.
Ok, e qui di gameplay si sblocca la rabbia, che potete vedere praticamente in questo caso dura molto più a lungo del normale. E ogni colpo che si fa durante lo status di rabbia ripristina anche parte degli HP, quindi a livello di strategia è ottimo utilizzare la rabbia nei momenti giusti per attaccare, fare male e contemporaneamente guarirsi, curarsi. Poi magari non fa tanto danno la rabbia, in questo caso sì, ma diciamo contro i boss di solito non fa tantissimo male, ma ha un'ottima capacità di interruzione, anche se qui mi ha fatto malissimo lui. Signor sconosciuto, comunque lei non è che mi ha ancora fatto una domanda, eh. Cioè lei è arrivato, mi ha dato del codardo, mi ha preso schiaffi, cioè ci sta anche, ecco, che si prenda qualche pugno. Se le merita, se li merita. Aia. Le risa. Quanto si sta divertendo. Ecco. È solo roccia, ragazzi, tranquilli. È solo roccia. Pensate alle discussioni in casa. In casa Kratos. Ecco. Ma sì, ma... A posto. Secondo voi è morto? Secondo me no, eh. No. Secondo me non ci crede nemmeno Kratos. Ecco. Mi servivano solo delle risposte. Sì, ma tu non hai fatto domande. Non mi importa che mi farai. Io mi rialzerò sempre. Non è contento di questa cosa. Comunque, vi faccio notare, è abbastanza esaurito. Ma prima sappi che non posso sentire niente. Lui è tipo parecchio instabile. Stanno facendo un bordello comunque. Mamma mia. L'hanno fatto loro questo buco, eh. Può farlo. Questa lotta è inutile. I tuoi sforzi sono inutili. Certo che come buongiornissimo nella terra di Midgard non è proprio il massimo. Il primo nemico che incontri praticamente è invulnerabile. Non puoi vincere. Io non sento niente. Ma tu sì. Eh sì. Eppure continui a provare. Kratos ne ha passate, Tuo fratello, Ciò che volevo. Sarebbe finita così. Ha mandato Odino. Parla di un fratello. Chissà chi è, eh? Ok. Si continua a picchiarsi. E qui ha un attacco in più. In realtà lo scontro è uguale a prima, solo che adesso si fa sul serio. Fa male porco lui. È più aggressivo e fa pure questo attacco in cui zompa per aria urlando. Che peccato non avere il parry, mi dà così fastidio non avere il parry. Tra l'altro lui questa cosa la continua a ripetere proprio perché è importante per lui il fatto che non senta niente. Ecco, non è contento di non sentire niente comunque. Cioè che, se, io penso che parli più con se stesso che con Kratos comunque in questo caso, davvero. Aia. In questo caso se è possibile, se si è tempestivi, anche se non ci sono prompt di comando, cioè bloccare il suo pugno. Però proprio il fatto che non ci siano dei prompt di comando può portare a fare dei fail incredibili come nel mio caso. Poi vi ricordo appunto che ero abbastanza, per esempio appunto vedete, si può reagire, non sono delle scene automatiche queste, è proprio se si para e si ricontrattacca lui effettivamente viene colpito. Non,
Diciamo che in questo momento io sono ancora un po' impallata per il fatto dei comandi, che ho messo gli input di comandi diversi e i tasti diversi. E quindi ero anche preoccupata di perdere, devo dire la verità. Discretamente semplice come scontro. Diversi che fa, li adoro. In realtà lui mi piace tantissimo. E vi giuro che non sono di parte perché è roscio. Aia. L'abbiamo capito, signor sconosciuto. Ok. Qua non ride, eh. Dai Kratos, fai il tuo abbraccio da orsetto, abbraccia tutti, su. Tutti sporchi, sentite proprio il suono del sangue schifoso. Che amori che sono. Di quelli che ho affrontato. No. Facessi finalmente sentire qualcosa. No, signor sconosciuto. Non può, signor sconosciuto. Yeah! È così. Ciao. Sì. La classica giornata a Midgard, no? Tranquilla. Si caccia nella foresta, si uccide qualche non morto, qualche troll, il vicino di casa che arriva, rompe le scatole. Ti fa rifare un po' la facciata di casa, l'ingresso, il giardinetto, una sistematina. E poi una doccina veloce per togliere il sangue. Eh sì, ti conosceva. Come mi hanno trovato dopo tutto questo tempo? Bella domanda, Kratos. Le cose sono un po' più complicate di quel che credi. Cosa devo fare? Fei è la compagna morta. E lei appunto ha chiesto di portare le ceneri sulla montagna nel momento in cui fosse morta. E questo è il viaggio di cui parlava col figlio e diceva non sei pronto per il viaggio, si riferiva a quello. Dai Kratos, dai. E sei un figo. Che perché notare la velocità di guarigione comunque. Oh, Kratos, dolcissimo. È così vero, porca miseria. Guardate il gomito, le pieghe ma del non gomito. Non possiamo stare qui. No, non è più sicuro. Ovviamente. Sentivo dei rumori. Beh, credevo. Che rumori? Porca miseria. Alla faccia dei rumori. Sì, sto bene. Che dolce, si preoccupa. Vieni. Diciamo che hanno fatto pace, ecco. Prendi le tue cose. Ce ne andiamo. Eh sì. Ma sono... Non hanno scelta. Non sei pronto. Ma non abbiamo scelta ora. Ecco. Mostrami che lo sei. Lo farò. Ed eccoci all'inizio di God of War, anche se comunque ci saranno ancora dei tutorial. Eh sì. Sì, ma è importante. Cos'è successo? Beh, cos'è successo, Atreus? Poi te lo spiego. Comunque, questo è, diciamo, il tutorial principale di God of War. Appunto, ci saranno altre meccaniche. Qui c'è la pagina sullo sconosciuto. Non si sa assolutamente nulla di lui per ora. Comunque, dal prossimo video penso che taglierò un pochino. Vediamo.
non ci saranno più chissà quanti filmati consecutivi, però voglio assolutamente farvi sentire i dialoghi fra Kratos e suo figlio. Sono una figata incredibile, realisticissimi, fighissimi. Comunque fatemi sapere nei commenti, vi prego solo di non fare spoiler avanzati, o se li fate, fateli lasciando tantissimo spazio così da non rovinare l'esperienza agli altri, altrimenti vi cancello il commento e vi blocco, perché massimo rispetto per chi il gioco non l'ha giocato o non lo conosce. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, questo è un video un po' più breve del precedente, per non appesantire troppo, e ciò detto io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo o ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, prendi in considerazione la possibilità di dimostrare il tuo apprezzamento lasciando un like e un commento. Inoltre, in descrizione al video troverai il link a Ko-fi, un sito attraverso cui è possibile offrirmi un caffè, o più di uno, sia con PayPal che con carta di credito. Anche in questo caso però mi farebbe piacere che i campi facoltativi di nome e commenti fossero compilati, così da sapere chi ringraziare e cosa pensi del mio lavoro. Va da sé che qualsiasi tipo di supporto, sia esso verbale o economico, è sempre il benvenuto. Detto questo, grazie ancora per l'attenzione e al prossimo video!